Vedete alle mie spalle, al centro dell'arena, lei è una stella, è una regina canzone italiana, ma il suo talento ha commosso tutto il mondo. Signore e signori, oggi è con noi Milva! Milva! Grazie! Grazie di essere qui con noi oggi. Grazie. Ho detto, il suo talento davvero ha commosso tutti, tutto il mondo, il suo talento, la sua qualità, in un mondo dove la qualità non c'è più. Lei è il simbolo di questa grande qualità, però oggi è qua per fare questo annuncio importante, di cui hanno parlato i giornali. Ha preso una decisione, vediamo questa fotografia. Basta, mi ritiro dalla scena. Adesso devo stare ad ascoltare il corpo che è molto maltrattato. Devo mi sembra dire... di essere in scena in questo momento. Beh, e soprattutto il suo corpo mi sembra bellissimo. Il mio corpo? Beh, guardi. Ah, il mio corpo. Evidentemente... Grazie. No. Sì. Cioè, durante questi 50 anni, perché sono stati 50... Sanremo, il mio primo Sanremo, quindi il mio primo lavoro ufficiale è avvenuto nel 61. Una bimba, 61, ragazzina. No, io... Lei ha anche il record di Sanremo, quindi. Sì, sì. Quindi voglio grazie. Dire... Io non ricordavo più perché sto perdendo anche la memoria, purtroppo. Secondo me lei gioca molto, io se la dovessi guardare... Non sto affatto giocando, ragazzi, però... guardate questa donna, è credibile che dica il mio corpo è maltrattato... Non ho memoria. Sì, ma è talmente bella, se lo lasci dire. Io mi davo delle... Vi ringrazio, no. Non è maltrattato in quel senso. Cioè, non mi davo delle scudisciate. Ha dato tanto. Oppure prendevo qualcuno a pagamento perché mi facesse del male. No. No. Mi sono offesa, offeso la mia... salute con dei medicinali che mi aiutavano a sentir meno il peso medicinali, sì, il peso perché del se mio no, lavoro mi si apre un caso Morgan 2, chiariamo bene. No. Milva, appunto, chiariamolo perché sa com'è oggi. Sì, insomma, io credo che chi ha 50 anni di attività ha dato tanto. Continuamente, senza pause. A livelli altissimi. A certi livelli che io non devo dire se erano, io lo so che lo erano, ma non voglio gloriarmi o vantarmi di cose. Il mio lavoro credo di averlo fatto con dignità e bene, anche perché ho avuto dei maestri... fondamentali, importantissimi. Senta, le posso far vedere una cosa? Noi oggi abbiamo preparato per tutti, mi ha fatto anche piacere il grande applauso che hanno fatto i ragazzi giovani, no? Qua. Sì, ecco, certo. Abbiamo preparato una specie di fiaba, la chiamiamo così, una fiaba che racconta la storia di una ragazza molto giovane che quasi dal nulla, ma con grande capacità, grande talento e passione, conquista le scene di tutto il mondo. Vediamo questa fiaba. Quando cala il sipario, che quando una donna come lei dice basta, insomma, forse è venuto il momento di calare in parte il sipario, che cosa rimane a un artista? Ma prima di tutto la vita non è fatta solamente di quella cosa che hai fatto sino a quel momento. Ci sono tante altre cose che possono prendere il posto di quella cosa, come, non so, gli affetti della famiglia, mia figlia, la lettura, studiare. Insomma, uno strumento, esempio. Ci fa capire che lei è una donna talmente forte che non,
non le mancherà quel sipario, quel calore della... No, perché l'ho fatto sino al momento in cui l'ho potuto fare bene, però nel pieno delle mie funzioni. Senta, cos'è rimasta di quella ragazzina che si chiamava Sabrina? Cioè, dovete sapere, Sabrina era il nome, mi sembra d'arte, che fosse così, il d'arte. Il primo nome d'arte. Quando cantava nelle balere. Quando cantavo nelle balere, sì, perché ho cominciato di lì, avevo necessità di guadagnare subito e sapevamo a casa, nella mia famiglia, che questo era il modo più veloce per monetizzare. Quanto le davano per una serata? Come dipende, dipende, anche 70.000 lire, per dire. Però? Beh, sì, avevo, non avevo ancora 20 anni, avevo 18 anni, ecco. E questo se permetteva una sua famiglia, che certamente non è una famiglia che stava proprio bene bene, poteva dare un aiuto concreto. Noi siamo sempre stati una famiglia... che stavamo abbastanza bene, ma poi mio padre, invecchiando, ha avuto dei disastri nella sua attività, insomma, i mezzi che gli servivano per sostenerci, avevano tre figli, eravamo noi tre fratelli. Posso dire che lei dava un aiuto forte a gestire la famiglia con questi soldi che arrivavano dalla sua voce? Questo certamente che ho aiutato la mia famiglia. Sì. Lei ha avuto tanto, perché per chi ci sta ascoltando in questo momento, la Legione d'Onore dai francesi. Sì. Commendatore in Italia. Sì. Cavaliere della Repubblica Tedesca, quindi sono il massimo delle onorificenze. È molto raro che i paesi stranieri diano onorificenze a personaggi che non appartengono alla loro storia. Ecco, però, quando uno ha tutto queste cose, già, si sacrifica un po' la famiglia. Cioè, io so indubbiamente che io ho sacrificato delle persone che erano con me. Martina, per esempio, sua figlia? E un po'. Martina, se io non sono stata una magnifica madre all'inizio, quando Martina avrebbe avuto perché veramente... era sempre in giro, perché ero sempre in giro, ma i primi anni sono stata in giro con suo padre e questo naturalmente a me piaceva molto, perché ero io la bambina di Maurizio. Non Maurizio Ragnati, regista, grande regista, marito, grande, sì, storia d'amore. Però Martina ci ha raccontato ci ha raccontato una cosa particolare, delle sue manie. Senta che cosa dice. Senta bene cosa dice. Anche delle manie. Quando abbiamo cominciato a vivere insieme, non mi era facile capire il tuo bisogno di ritrovare tutte le cose della casa nello stesso posto in cui le avevi lasciate quando eri partita. E dato che partivi spesso, il tuo ritorno era segnato da una mia affannosa ricerca di rimettere tutto come stava, questa esigenza di ritrovare il proprio ambiente, il proprio luogo, il senso che si dà a ogni cosa non mi era ancora chiara. L'ho capita molto più tardi e adesso ti apprezzo per la capacità che hai avuto di dare a ognuno dei tuoi oggetti e dei nostri oggetti un loro senso. Ci vuole spiegare un po' meglio cos'era questa storia dell'ordine preciso? Beh, sono stata maniacale, ma ci sono state anche altre persone, io lo so perché l'ho letto, o perlomeno altri, non colleghi, ma non so, l'ho letto esempio di alcuni grandi, come si dice, esempio Armani. Anche loro hanno delle manie di perfezionismo. Mi scusi, mi faccio un esempio. Lei tornava a casa, trovava un quadro oppure una fotografia. Non potevo. E quindi andava da sua figlia e diceva: no, metti in ordine. Martina, bisogna rimettere. Perché tenete così in disordine? Perché non siete attenti al fatto che un quadro storto a qualcuno può dare un grande fastidio. Posso parlare con Martina che ci sta seguendo? Ah, sì? Sì. Martina, benvenuta ai protagonisti. Buongiorno. Qua dietro di noi. Eccola ciao, qua. Ciao, amore. Buongiorno, ciao mamma. Ciao, tesoro. Allora, volevo... Che mamma è stata?
Cioè, non c'era mai l'inizio, ci ha fatto capire un po' un mea culpa, ce l'ha detto. È stata una mamma straordinaria, da tutti i punti di vista. No, sono stata mancante, e cioè sono mancata nei momenti in cui tu avresti avuto bisogno della mia presenza, ma però io ero così felice di tornare bambina al posto tuo per il tuo paparro, per il tuo papà, e volevo riprendermi il mio ruolo. Quando tu sei nata, io mi sono sentita un po' messa in disparte come bambina di mio marito. Perché suo marito aveva più attenzioni perché verso mio Martina. Marito aveva grandi attenzioni per sua figlia, per Martina, e poi sapeva giocare molto bene, era un padre molto divertente, cosa che la madre invece non era. E, però l'abbiamo amata tantissimo questa bambina, ma Maurizio sapeva giocare. Era così? Martina, era così? Io ho avuto, se parliamo di un periodo così lontano, io ho avuto un'infanzia davvero però particolare. Con la possibilità di scoprire la musica che c'era continuamente in casa, ne parlavamo già di questo, e anche moltissima arte. Mio padre amava moltissimo la pittura, aveva lavorato in Rai appunto con diversi artisti piemontesi. La nostra casa era piena di quadri, era piena di occasioni soprattutto. Tant'è che lei Conta... Godard ha affermato, quindi ha ereditato un po' dalla passione da suo padre. Sì. Da sì. mio padre, ma anche da mia madre, anche sì. Lei ama molto la pittura. Ma ci sono percorsi c'erano comuni. C'erano nella vostra casa grandi nomi che venivano a trovarvi, o mamma nella casa non voleva che entrasse nessuno e voleva godere la... No, era una casa aperta? Ma certamente, erano tutti amici, erano pittori, erano professori di università, non erano colleghi, no. Colleghi non li ha mai amati troppo, no, oppure voleva tenerli fuori? Dalli, ma come sei cattivo d'animo? No, io no, non sono no. cattivo, dico, forse no. Si frequentano sempre, no, dice, almeno a casa no. È io poi vivevo a Torino, città abbastanza... cioè diversa da ciò che è Roma, certo. E dove siete in tanti. Io invece vivevo a Torino, circondata da grandi pittori, da grandi talenti anche musicali, da ecco, ma a sua figlia a Martina, c'è una cosa che vorrebbe dirle qua davanti, che magari non ha mai avuto la, non lo so, non le ha mai detto. Beh, no. Poi è venuto il momento delle confidenze e mia figlia ha rappresentato per me veramente tutto. La mancanza, esempio, di suo padre è qui, e per me è stato imperdonabile. Questa è un'ammenda che io faccio. So di aver fatto un errore. Poi ne parleremo anche di questa parte. E so di aver tolto a Martina il papà nel momento in cui invece ne avrebbe avuto un grande bisogno. Ma a questo punto è stata lei a continuare ad andare nella casa dove Maurizio Martina, era nato. Hai tenuto un po' i rapporti tra papà sì. e mamma in questo senso quando eravate giovani, quando era ragazzina? Sì, andando a Maglione molto spesso. Sì. Io sì, sicuramente. Ma ne hai sofferto molto di questa separazione? Ma io penso che ciascuno abbia i propri percorsi di vita, e quelle che in un certo momento appaiono come delle mancanze, delle perdite, sicuramente dolorose, sicuramente sono però anche formative. E penso che oggi sia più importante valutare questo aspetto piuttosto che l'altro. Fra l'altro, tanti anni fa, appunto, quando queste cose accadevano, eravamo quasi sempre bersagliati da un certo tipo di stampa che si occupava soltanto di questi aspetti. Oggi mi pare interessante valutare invece tutto il resto, quello che è stato anche per me, allora in questo caso, la personalità di mio padre, senz'altro, le possibilità che abbiamo avuto anche dopo la loro separazione di incontrarci, che loro si incontrassero e che continuasse quindi un filo che era soprattutto un filo di linguaggi, di interessi, di emozioni, di passioni, di cose da fare insieme. Martina, io la ringrazio perché anche le sue parole fanno capire che se c'è stata qualche sofferenza nel passato, oggi invece proprio questo modo di ragionare suo, la sua intelligenza, fa sì che Milva abbia una persona vicina su cui contare. Grazie. Certamente. Martina. Grazie.
Grazie tesoro. Ornella Vanoni ha detto: non sono d'accordo sul ritiro di Milva. Anche Ferruccio Soleri, che da 51 anni fa l'Arlecchino, le dicono queste cose. Lo so. Dico a Milva: mi dispiace molto che tu sia così stanca da dover rinunciare, ma ricordati una cosa, sei una bellissima donna, hai una bellissima voce, hai una grandissima volontà, magari tra un anno, quando avrai imparato a ridere, a divertirti, vedrai che le cose cambiano e allora ci ripenserai forse. Milva, ti ricordi quando tanto tempo fa abbiamo quasi cominciato insieme con Giorgio Strehler, proprio in questo teatro, con l'opera da tre soldi, ti ricordi? Perché tu vuoi smettere? Ti prego, non lo fare. Il problema è che ti mette il pubblico che non ti risente più, che sei una donna con una voce meravigliosa e sei anche una bravissima attrice. Ti ho voluto bene sempre e te ne voglio ancora. Torna, per favore. Anch'io naturalmente. Insomma, non vogliono che lei si ritiri. La Vanoni ha detto basta, non ripensaci. Dunque, in una parola, mi dica, lei ci ripenserà o no? Come dici? Ci ripenserà o no? Ma non devo, non è un argomento. I miei malesseri non possono guarire. Io ho delle patologie che mi porteranno a un degrado. E allora dice, meglio per forza, meglio, cioè, rimanere sapendo, brava, che ho queste cose, io non posso andare in cerca. E allora e ha ragione compatire. Lei, ma godiamoci però una cosa che non ho mai, cioè mi ha sempre lasciato molto perplesso, ecco, ma in modo interessante. Non è stanchezza. No, sì, l'abbiamo capito. Milva è stata straordinaria perché lì passava dai vertici dell'Hit Parade al grande Bertolt Brecht. Sì. Rarissimo caso di ecletticità. Ma guardate. Cos'è? E andare la filata e che era la faccenda, son quelle come me. E c'è che ci lascio sul telaio, le lacrime del guaio d'aver amato te. Audacia del Gran Cesare. L'audacia del Gran Cesare. Perché il figlio del padrone facevi tentazione, venni insieme a te. Negare non si può. Egli era potentissimo. Che lei mi deve rispondere. Quanto mi com'è manca possibile passare dalla Filanda a Strehler? Ma evidentemente è possibile. Bisogna, non tanto per la Filanda, che la imparavo subito, l'ho imparata subito, ma per Brecht bisognava studiare. Paolo studiare Limiti molto. È ora una donna in collegamento da Milano. Saluto un grande nome, Paolo Limiti. Una donna. Eccolo lì Paolo, qua in collegamento, che ci saluta qua dietro di noi. Paolo, allora io dicevo, ma insomma da Brecht alla Filanda, insomma come la descrivi una donna del talento di Milva? Milva è ammirabile non solo per il talento che aveva, che era naturale, che poi lei ha affinato andando avanti eccetera, ma per il fatto che aveva una determinazione nella sua testa, nel suo modo di ragionare eccetera, così forte che non si è mai arresa davanti a niente. Ha studiato il tedesco, l'ha imparato a un'età in cui nessuno più studia il tedesco, hai capito? Ha fatto migliaia di cose, è un grande talento sotto me. E devo solo smentire una cosa, sbagliato in una cosa: non è vero Milva che hai delle patologie, non è vero che sono cose che andano via, hanno ragione tutti, tu continuerai, hai dei piccoli problemi come possono venire quando non si ha più 18 anni, ma si possono tranquillamente tamponare. Per cui questo, mi raccomando, cioè non lo dire perché la gente poi ci crede. Risposta. Guarda, di Milva, devo dirti che nessuno vuole che Milva lasci la scena, questa è la verità.
Però lei dice che non... Potrò arrivare col bastone a un certo punto. No, io preferisco... Siccome ho dovuto disdire tanti contratti, cioè avevano venduto biglietti e i contratti c'erano, ma ho dovuto con dei certificati medici disdire dei... che non ce la facevo a fare quei concerti. Quindi mi sono... Ho capito che era terribile andare avanti in questo modo. Io potrò fare determinate cose, ma non queste patologie, purtroppo. Paolo, ci sono. Paolo, è vero che c'è un segreto che tu sai di Milva che non hai mai detto, che vorresti oggi rivelare qui? Ah sì? Sì, guarda, me ne è venuto in mente un altro. Prima pensavo di trattare l'argomento capelli, che lei ha amato e odiato tutta la vita, e diceva a un certo punto quando smetterò basta. Ma non è questo, è il più importante, che non sa nemmeno lei, è molto più carino secondo me, ed è anche, fa capire come giri il mondo dello spettacolo. Abbiamo sempre detto, e lei stessa lo dice, quando ho incontrato Strehler che mi ha chiamato, eccetera, pensando che fosse una cosa. Non sa invece che... Il meccanismo è stato completamente diverso. Strehler voleva fare degli spettacoli che riteneva fossero difficili in quel momento storico, per cui la gente non sarebbe magari arrivata a teatro, non avrebbe voluto fare delle cose, voleva riempire in ogni caso la sala. Parlando con Nanni Ricordi diceva: cosa possiamo fare, eccetera. Dice: senti, ci sarebbe Milva. Quella potrebbe essere un personaggio che va bene. Mi sembra che abbia il carattere, il modo, la voce da poter fare questo tipo di canzoni, la libertà, eccetera. Ah. Silva, ti hanno chiamato, tu sei stata quella che li ha aiutati a imporre... E non il contrario. Ti piace che te l'abbia detto? Beh. È un segreto che è tenuto per un sacco di anni. Grazie Paolo. Grazie per averci raccontato. Figurati. Raccontato qualcosa di particolare. Noi salutiamo Paolo Limiti, un grande amico dell'Arena. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Ciao a grazie, tutti. Grazie, Mario. Grazie di cuore. Ma così. Paolo accennava ai suoi capelli rossi che sono stati un odio e amore. È vero o no? Perché? No, lui diceva odio e amore. Ma i miei capelli? Io non lo so. Io quando mi sono ammalata a maggio di quest'anno, che sono stata un mese in clinica, ho pregato la mia assistente di tagliarli, perché mi davano molto fastidio, difatti erano molto più lunghi. Solo sì, questo? Solo questo, ma per quale ragione dovrei avere... Fotografia, una fotografia che ci fa tornare un po' indietro al discorso che stava facendo prima. Posso prendere così la palla al balzo con queste richieste che mi chiedono di pensarci? Il tema è diverso. Io posso anche ripensarci, ma non è che succeda qualche cosa. Ma nello stesso tempo, quando ho disdetto questi contratti, ho dimenticato che io ancora nel mese di marzo del 2011 ho un impegno con il piccolo teatro di Milano, con lo Strehler, cioè il grande teatro, perché il piccolo teatro ne lo ha manterrà? Tre. Come? Lo farà questo marzo? Ecco, questo ho pensato, spero tanto, spero di farcela, perché nel teatro del mio maestro, perché ho detto che non sono più in grado di cantare per 2 ore consecutive, cioè non tanto per la voce ma per le mie gambe, Signora, mio fisico. Le posso dire che noi, anche se lei cantasse come ha fatto prima con quel bastone, noi l'ameremo davvero lo stesso. Fotografia importante che Giovanni Caccamo alla regia manda sul Leggo. Eccola qua. Lei ecco è con Martina e Maurizio Cognati, che Martina... ecco. Lei prima diceva: ho fatto un grande errore nella mia vita, separarmi da quest'uomo. Un errore che se tornassi indietro non rifarei. No, perché quando si è molto giovani, io mi sono sposata a 21 anni, mio marito ne aveva 44. E quando si è molto giovani si prendono delle decisioni, uno crede che sia amore, in realtà non era amore, in realtà era una storia
che poi subito ti accorgi che non aveva nulla a che fare con l'amore, perché pochissimi di noi, e fra questi mi ci metto anch'io, hanno pensato, hanno cercato di capire una realtà. Ci siamo sempre illusi che quello che sentivamo, io sento che devo fare, non era la realtà. Bisogna invece cercare di approfondire, di capire, di mettersi da guardarsi dentro. Ma però a 21 anni uno pensa che i sensi siano più importanti invece. Quindi posso dire che lei si è lasciata portare dalla passione rispetto a quella che era la logica di un pensiero, che magari poteva vedere oltre la passione e la forza dei sensi, la pulsione del corpo. Sì, sì, così. Beh, non è sempre facile, è difficile trovare una donna che ammetta una cosa del genere, quindi questo le fa onore, no? Non lo so. Allora, 61 fa Sanremo. Sì. In quel Sanremo c'era anche, credo, Mina. Sì. La storia di Mina è importante come la sua. Sì. C'è un giorno in cui Mina però diventa un po' rivale, voi siete un po' il coppie Bartali a un certo punto della canzone italiana. Lei, Mina, credo fosse nel 71, quindi 10 anni dopo questo. Nel 61. Sì, nel 61. Poi nel 71 a Studio 10 la chiama a fare un duetto. Glielo voglio far vedere. Qualcuno disse che non vi eravate neanche guardate. No, talmente no, era la rivalità. No, mai stata rivalità. Mina è stata la cantante con le maggiori possibilità fra tutte noi a quell'epoca, e anche quella successiva, voglio dire, ma Mina non poteva, avevamo due voci totalmente diverse. Questa canzone, che è uno spirituals, e dietro di noi cantavano i folk studio singers, l'avevo scelta io, non so se le piacesse o meno, so che abbiamo provato insieme al pianoforte col maestro, ma non c'è mai stata una rivalità fra lei noi. Lei dice le bugie con il sorriso. Non è vero. E le posso passare. Ma non Klaus, è vero. Klaus. Linda, lei rappresenta una delle personalità di cui andiamo in Italia e nel mondo più orgogliosi, veramente. Grazie. Siamo orgogliosi di lei, di avere lei. Grazie. Lei però come giudica, che conosce tutta la cultura mondiale, lo stato della cultura italiana del nostro paese in questi anni? Ai, ai, ai. Senza gioia, non provo piacere nel vedere quello che accade in Italia e quello che anche gli altri se ne sono accorti. Cioè, se mi chiamano in Germania per farmi parlare e chiedere, ma come potete andare avanti in questa situazione? Perché l'arte non è tenuta in considerazione? Perché i teatri devono pietire i soldi che servono per le stagioni teatrali? Perché l'opera, certamente la Scala è indubbiamente è ben coperta, ma e gli altri e le altre città cosa devono fare? Cioè siamo, è un brutto periodo. Bisogna fare di più, però c'è sempre speranza, cioè, no? Direi, certo, no, questa è sempre l'ultima allora, a morire, allora, ma io credo faremo che il possibile per faremo il possibile, noi ci batteremo sempre. Esatto. E io credo che a marzo, quando tornerà al Piccolo a Milano, tutta la gente l'applauderà come la stanno applaudendo adesso da casa, milioni di spettatori ai quali diciamo Milva è un vanto della cultura italiana. Grazie a Milva. Grazie. Domenica In prosegue, continuiamo con Domenica In. Grazie a una stella mondiale, Milva. Grazie. 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 Sei stato molto, molto caro. Grazie.